video, sono felicissima, strafelice, che era un pezzetto ormai che stavo aspettando questo momento, che praticamente farò lo spacchettamento, il mio primo spacchettamento di Passione Unghie. Passione Unghie, per chi non lo sa, è un sito dove c'è tutta roba gel colorati, tutte robe che riguarda la ricostruzione unghie, ci sono i gel colorati, ci sta gli sgrassatori, ci sono gli oli, c'è insomma, c'è tutte le robe che riguarda le unghie, le tip, le cartine, i pennelli, eccetera, eccetera. E io ho comprato 11 colori perché sono proprio a secco, cioè non ce l'avevo veramente più. Non sapevo più che colore fare una cliente perché mi chiedeva tipo di colore, non ce l'avevo, quindi doveva scegliere sempre tra un rosso, un celestino, tutti questi colori qua. Allora ho deciso di fare una bella spesa su Passione Unghie, una bella spesa, insomma, una roba normale di 10 colori per adesso, dopo più là ne prenderò altri. E praticamente è arrivato solo oggi, dopo che ho ordinato ormai una settimana fa. Che ho ordinato il 7 gennaio, che è sabato pomeriggio, e in teoria mi doveva venire martedì, e invece niente, mi è arrivato oggi che è venerdì. Oggi è venerdì, aspettate, 13, e quindi perché loro comunque sono molto puntuali su perché una volta poi ci ho ordinato la lampada con la fotura che ci ho fatto anche il video che ho fatto la recensione della lampada, sempre del Passione Unghie, massimo 2 giorni, 24, entro 24-48 ore ti arriva. Se te lo ordino oggi, entro domani o dopodomani, ti arriva perché sono velocissimi. Però loro hanno detto che anche nel gruppo su Facebook hanno detto che ci sono stati un po' dei ritardi col fatto sia un po' della neve, del tempo, e anche col fatto, siccome io ho preso tutti questi gel color in offerta, che c'è state le offerte e tante persone hanno comprato un sacco di roba, di gel, di altre robe varie in offerta, e quindi c'è stato un boom di gente, proprio tante, centinaia, centinaia, e loro lì, poretti, cioè tutti sti pacchi da mettere dentro la roba, eccetera, eccetera, quindi si è prolungata anche per quello. Dopo stamattina mi arriva un'email che la spedizione è stata completata, che comunque insomma mi ha fatto capire che stava arrivando il corriere. Io pensavo che mi veniva la mattina presto, invece è venuta a mezzogiorno e mezza, per fortuna, perché sennò io dopo, quando è l'8, è mezzogiorno e 40, più parto che non da prendermi fino a scuola, quindi mi è venuto a culo proprio. E quindi niente, quindi mi sono messa adesso di fare questo video che non vedo l'ora, non l'ho aperto ancora. Il pacco in questione è questo qua. Ovviamente loro danno anche lo scatolone, però ovviamente se ci prendi più roba, ci ho preso solo 10 gel colorati, quindi è così. Ma che contenta! E adesso lo apriamo insieme, munita delle mie forbici, e adesso lo apriamo. Ancora, come vedete, è imballato, non l'ho aperto, sentite il rumore. Ho aspettato apposta di fare il video per aprirlo. Adesso lo apriamo insieme. Ah, vediamo un po', lo apro. Eccolati bene. Niente, c'è la forbice. Mi serve le forbici. Ok, adesso forse ci siamo. No, io ho tagliato praticamente questo. Ce la faremo, ce la faranno i nostri eroi ad aprire questo pacchetto. Non si sa. Ho fatto un pochino qua. Adesso dovrebbe aprire. Eccolo. Aperto. Scusate, ma mi sto messa bene. Allora, qui ho fatto ad aprirlo. Mamma, so far video un attimo. Vedete, questo qui è il pacchetto. Guilla, fai ombra, dai. Questo qui è il pacchettino di Passione Unghie. Qui ovviamente c'è scritto vi ringrazio per l'acquisto. E lo stacco. Qui ovviamente ci sta il foglietto che dice grazie per il tuo acquisto, cosa fare il ricevimento dell'ordine, come conservare i gel, eccetera, eccetera. Questo è un modulo di resostituzione se non dovessero andare bene i gel, insomma. E questo qui è il pacchettino, adesso lo apriamo. Eccomi qua, scusate. Ma questo qui è il pacchettino in questione, questo. Lo apriamo, spacchettiamo, spacchettiamo, spacchettiamo. Ah. Mandato un altro, adesso Passione Unghie da sempre questi qui, questo qui è piccolino, che ci volevo mettere alcune cose. E vediamo, Madonna, qui con la graffetta, beh, come si fa? Ah, ecco, si fa così. Che piccolino!
Vediamo un po' i miei gel colorati. Ah, vedo l'ora. Dopo, adesso li faccio vedere mano a mano così nelle mie mani. Poi dopo invece faccio un altro pezzo di video dove vi li faccio vedere dove li stendo, così il colore comunque si vede bene nell'unghia e vediamo un pochino. Ah, qui apriamo. Guardate quante belli. Allora, come omaggio loro ti danno sempre grazie per la vostra scelta allo staff Passione Unghie, guardate se è carino. E ti dà sempre più, sarebbe Passione Unghie, i glitterini, eccoli qua. Adesso li apriamo insieme. Eccoli qua, vediamo come sono. Ah, belli questi, si sono superati. Guardate se belli. Cioè, sia le pagliette quelle lunghe, fine. Ecco, brava Greta, brava, complimenti. Meno male che non me ne è cascati tanti. Vabbè, cos'è queste due? Perché io ho questi due così, boh, sarà un altro tipo di... O due colori a parte. Oh, graffia concealer, vabbè, questi due, che adesso vedo cos'è. E qui ovviamente ci stanno i miei gel colorations. Allora, apriamo uno, qua c'è scritto graffia concealer. Ah, gel UV di alta qualità per uso professionale. Vediamo un pochino, spacchettiamo un pochino, vediamo. Sì. È un colpo per aprire. Adesso ce la faccio. Eccolo, passione. Questo è il Glamour Pink. Io ho preso questo qui, il Glamour Pink. Per chi è interessata, questo è il numero. Qui c'è scritto Fast F36. Non si riesce a vedere niente. Lo apro. Solo che qui da come si apre? Ah, così. Madonna, quante belli. Eccolo qua, guardate quanto è bello questo. Questo è il Glamour Pink. Ovviamente la telecamera non rende tanto, ma è forte come colore. Lì pare un po' più chiaro, invece è molto forte ed è stupendissimo proprio. Proprio stupendo. Ho scelto questo, il Glamour Pink. Poi vediamo quest'altro. Adesso non mi ricordo da memoria i colori che ho preso, come si chiamano. Ah, qui c'è scritto che per usarli prima, se ce la faccio, c'è scritto qua, miscelare dal basso verso l'alto e attendere 20 minuti. Vabbè, io faccio sempre così. Ah, questo qui perché il French è quello artico, quindi per questo bisogna aspettare 20 minuti. Costruttore bianco, artico. Che questo qui serve perché c'ho un French che lo metto, che io prima faccio il cover French bianco e sopra la bombatura, però quando devo fare il refill al cliente che devo levare tutto, io devo levare tutta la bombatura, tutto il resto che devo arrivare sotto dove io ho messo sia il cover che il French. Invece così lo faccio sopra la bombatura, capito? C'ho proprio il cover, quello sempre Passione Unghie che ho preso tempo fa apposta per fare anche la bombatura. E con questo l'artico almeno posso fare il French sopra. Vedete com'è bianco? È bianchissimo! Stupendo proprio, proprio bianco, 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 gesso proprio. Guardate quanto è bianco. È bianchissimo, bello, 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 proprio bello. Già mi si è colato dappertutto. Ah, me l'ha messa fuori questi due perché non c'entrava, messa dentro lì la confezione. Poi apriamo la confezione, che ci sono altri colori. Quanto è carina, mi piace veramente tanto il packaging, carinissima. Allora apriamo, ecco gli altri colori. Adesso li tiriamo tutti fuori. Ecco. Brava Greta, brava. Ah, questi sono due. 7, 8, 9, 10, 11 per esempio. Finito. Eccoli qua i miei colori. Allora, guardiamoli. Allora, questo qui è Caribe. Questo è un po' estivo, però comunque questo colore non ce l'avevo. Si chiama Trinidad Caribe. Questo è il numero, per chi è interessata, il P05. Quest'altri ve l'ho detti? Allora, l'artico non c'è scritto il numero, quindi niente. Quest'altro manco, vabbè. Questo qui è P05, vediamo un po' com'è. Cioè, è bellissimo.
preso apposta questo rosa che mi era finito. Guardate quanto è bello, ma cioè, guardate ragazzi, in camera non rende, ma a parte dopo vi faccio proprio la prova su tip, così lo vedete meglio. Cioè, bellissimo. Bello tanto. Poi, e questo è uno. Poi abbiamo albicocca classic e questo è il C05. Il C05. Scusate, ecco, vediamo un po' com'è. Bellissimo. Questo è stupendo, albicocca, proprio colore albicocca. Lì pare color carne, ma non è più arancione. Cioè, stupendissimo proprio, stupenderrimo questo. Perché le clienti me lo chiedono, tipo questi colori qui un po' tenui, così un po' delicati. Questo è un altro, poi abbiamo lo Scarlet, questo mi ricordo era tipo un rosso, Fast F67. Va bene? Vediamo un po'. Bellissimissimo, questo rosso scuro. Proprio bello, oddio. È rossissimo proprio, bellissimo. Sono questi, solo che colano un po' troppo. Io la prima volta che ci prendo i colori su Passione Unghie, la prima volta proprio. Poi, è carino perché è piccolini. Poi Biano, anzi Biano, poi abbiamo Tropicana, questo mi pare che è estivo, Classic C51. Bellissimo, assomiglia un po' all'albicocca. Ma questo è stupendo, aspetta che fa le bolle. È un Tropicana, sì, è quel rosa salmone, pare. Tipo color salmone. Stupendissimo. Adesso ve li faccio vedere un po' così perché comunque mi colano tanto. Quindi non voglio rischiare che mi casca tutto il prodotto. Poi abbiamo lo Smeraldo Glitter. Questo mi sa che è stupendo, che l'ho visto, me lo ricordo. Classic G01. Questo mi sa che è stupendo. Poi di glitter ce ne sono tanti, però questo appena ho visto mi sono innamorata, dico no, lo voglio avere. Madonna ragazzi. Adesso smeraldo. Figo l'odore, buono. Guardate che roba. Quanto brilla. Questi proprio coprenti, coprenti. Bellissimo proprio. Tutto glitterato così. È un verde. Smeraldo. Verdino, celeste, stupendo. Questo è proprio stupendo. Questo è proprio stupendo. Poi abbiamo il red carpet, ho preso anche un altro tipo di rosso, Fast F04. Bellissimo, rosso normale. Mamma mia quanto scola. Bellissimo proprio questo. Poi scusate. Vedo l'ora di provarli su tip. Abbiamo Poison Black, ho preso anche il nero, l'F16 che è proprio il nero zero, con impressione me l'hanno chiesto, non ce l'avevo. Vedete che nero, bello, proprio nero, nero, nero. Bellissimo. Poi abbiamo questo che è Duchessa, il C70. Questo è un viola, mi pare che era. Sì, bello. Questo violetto, guardate. Violetto lilla. Non so, è stupendo proprio. E poi abbiamo Unique. Si chiama così, sto colore Fast F52. Questo era un altro tipo di viola, un po' scuro, quasi rosso. No, sì, un viola scuro, vedete. Pare marrone. No, in viola scuro, sì. E niente, ragazzi, i colori sono tutti bellissimi, veramente, veramente. Proprio belli. Allora, adesso mettiamoci all'opera e così ve li faccio vedere direttamente stesi sulle tip. Io vi saluto adesso, vi mando un bacio. Se questo video vi è piaciuto, mettete un pollice in su. Mi raccomando, chi è che è interessata, che acquista come me su Passione Unghie, o comunque i numeri li ho detti, quindi se mandano indietro il video,
se vuole vedere meglio il numero o il colore, eccetera, eccetera. A parte adesso i colori li metto bene nelle tip. E quindi niente, se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su, vi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere nuovi video e noi ci vediamo presto al prossimo video. E adesso vi lascio con l'applicazione di J Color nelle tip così li vedete meglio. Un bacio e alla prossima, ciao!